Cioè voi vi stavate allenando? Allora, noi stavamo facendo la diga come riscaldamento e ci abbiamo visto un corpo e pensavamo fosse uno scherzo, però poi noi abbiamo avvisato comunque. La signora è ancora viva, sapete? Allora, è vivo? Sì, è viva una signora. Una donna. Come ha fatto a cadere? Non si sa. Io mi sono cagato addosso quando l'ho visto. E non c'è da ridere. Dov'era? Era a tipo circa 5 metri, poi siamo ritornati per vedere ancora. Con il telefono per fare la foto, per mandare a vederla di lì. Andrea Tenka, tu sei il ragazzo che si è buttato in acqua per salvare la donna che galleggiava qui vicino alla diga foranea. Ci puoi raccontare come sono andate le cose? Eravamo in sede, io lavoro alla canottiera Ilario, sono rientrati tre ragazzini della squadra agonistica dicendo che durante il loro allenamento di corsa in fondo alla diga gli è sembrato di scorgere in acqua un cadavere, una persona, un corpo galleggiare, ma non erano sicuri se fosse un corpo o un fantoccio. Allora subito con i miei dirigenti e l'altro allenatore siamo venuti di corsa, ma non, neanche noi potevamo capire perché è tutto buio. Abbiamo chiamato il 112 segnalando la possibile corpo galleggiante. Dopo qualche minuto che eravamo lì in attesa dei soccorsi si è sentito un sibilo, una voce, grida chiamare aiuto, era la persona in acqua. Nel frattempo sono arrivati due volanti dei carabinieri e io gli ho detto: signori, se volete ho il brevetto assistente bagnante e mi butto a recuperarlo senza problemi. Ti sei buttato, l'acqua è freddissima, immaginiamo. Fredda, sì, però... La donna era viva ma galleggiava. Hai potuto capire più o meno cosa possa essere successo alla donna? Non ho la più pallida idea, anche perché forse la sua fortuna è il fatto che galleggiava bene, nonostante galleggiava il piumino perché, forse tutto l'abbigliamento la teneva a galla. Forse ha aiutato questo a stare a galla. E dopodiché quando mi sono buttato anch'io subito è arrivato anche il vigile del fuoco, una volta tirata a riva dopo l'hanno presa in consegna i medici, i volontari del 118 e basta, io non so più nulla, sembrava, spero comunque di essere riuscito ad aiutarla. Ci complimentiamo con te per il gesto veramente... Il grazie va anche ai nostri ragazzi che hanno dato a noi questa segnalazione.